troubled mind. If I could hold you just one time and then pretend that you're still mine. Oh, how I miss you so. Oh, I need you so. If I could see you just one time, lips that used to thrill me so, they now thrill someone else I know. Gone is the love that once was mine, wish I could see you just one time.
Supera Filoni, da a Caraffi e Cimeli, libero al centro dell'area, porta in vantaggio il Cutigliano dopo un bellissimo passaggio smarcante di Caraffi. Pallone in fase laterale, Pizzarri e Cimeli si contrastano, palla il portiere del Cutigliano superato da un cross senza pretese effettuato da Pelagatti. Buca all'improvviso Pistolozzi e porta in parità le due squadre. Tutto questo 19° minuto del secondo tempo. Preschi compie un autentico miracolo colpendo magnificamente di testa su calcio d'angolo battuto da Lenzini
riportando il Cutigliano in vantaggio. Da servire Lenzini sulla sinistra e servire Caraffi, ha scelto la peggiore sciupando un'ottima possibilità di incrementare il vantaggio. Si danno noia in area Ginotti e Bernardini e Filoni, rimasto libero, ha potuto calciare e portare il Taponi in parità. E qui avviene l'imprevisto, che su un rinvio del portiere, il centravanti del Taponi, Filoni, tutto smarcato, ha infilato Gentilini in uscita. Ci troviamo al campo sportivo di Mammiano per assistere alla finalissima del nono torneo di San Michele tra le rappresentative calcistiche dell'Izzano e dell'Imestre. Giunta in finale dopo aver superato un girone all'italiano, l'Izzano è arrivato a questa finale superando le rappresentative della Lima, del Bardalone e del Mammiano, mentre nel girone B l'Imestre è giunto alla finalissima superando le formazioni del Popiglio A, del Popiglio B e del Piano Orientale. Levi, per favore, la batteria. Parte il tiro, bello il tiro, la parata, il rinvio. Presumibilmente la butterà nel mucchio. Tira invece in porta e respinge Sbaragli. Abbiamo Mucci che batte una punizione. È uno specialista, diciamo, Mucci, su questi calci di punizione. Vedremo, parte il tiro e c'è il gol. L'arbitro ha fischiato il fuorigioco. Bellissima la punizione di Mucci, bellissima veramente. Ha colpito proprio nel set. È difficile fare un pronostico. Sappiamo però che nell'Izzano c'è la presenza di un bomber di alta classe, quale può essere Marco Pistolozzi. E con un giocatore simile è facile da un momento all'altro. Però è accessibile per l'Izzano. Cioè sì, perché magari... Ecco un tiro di Piccinetti in questo momento che termina di poco al lato. Ecco, intanto l'Izzano è stato deviato il tiro, c'è un calcio d'angolo, la battuta Piccinetti che tira subito sul portiere, l'arbitro da gol, tiro deviato. Ci sembra un po' troppo per le maestre, intendiamo, ci sembra un po' pasticcione. Bello aggancio di Pistolozzi che fa proseguire Tondinelli, che si libera e purtroppo tenta un tiro ma è bucciato. Lo sappiamo che Pistolozzi da un momento all'altro può sempre trovare il vizio vincente, perché
ha tutte le doti e le caratteristiche di una punta di un attaccante di razza, quello di Pistoia. Quindi siamo sempre 1-0, c'è un fallo su Pistolozzi, di Scimeli, nulla di grave fortunatamente. Ecco, Piccinetti si impossa una palla sulla linea centrale, cioè il tiro e la parata bellissima del portiere. Ecco Pistolozzi che si presenta solo, si libera, tiro, gol, bellissimo, bel gol. Grandissimo gol di Pistolozzi, come dice, e infatti come dicevamo nell'intervallo, Pistolozzi è un uomo che da un momento all'altro può trovare almeno te l'aspetti. Ecco un giocatore colto da crampi. E come abbiamo visto ha segnato un grandissimo gol, è riuscito a dribblare molto bene due uomini e sull'uscita del portiere l'ha frettato con un tiro alla sua destra, ha presentato il palo, veramente un gol molto molto bello. Un gol, Sandro, davvero, bella esperienza. Cioè, ha superato il primo giocatore in dribbling e il secondo ha aspettato che ritornasse su di lui per superarlo. È stato un gol di freddezza, di astuzia e di abilità tecnica non indifferente. Supera in questo momento la mediana, appoggia a Bellandi, il quale non si può raggiungere la palla per un intervento di Piccinetti. Pistolozzi, bellissimo, si rimpossessa di palla, Pistolozzi si presenta solo ed è il terzo gol di 3-0, bellissima anche questa azione. Anche questo gol ha dimostrato, ha vinto un rimpallo decisivo, comunque ha avuto la fortuna del rimpallo, si è liberato molto bene sulla mediana. Diciamo appunto è anche un pregio di Pistolozzi, da elogiare tutti i giocatori, Sbaralli, che ha dimostrato veramente una grande sicurezza, decisivo, infatti sono stati alcuni suoi interventi quando il punteggio era ancora sullo 0-0, luce della sua autorità nell'area di rigore, ha dimostrato ancora una volta, se ce n'era bisogno, la sua enorme classe. C'è da menzionare poi Piccinetti e Fabiano, trascinatore a tutto campo, lottatore su tutte le palle, veramente grande la sua prova. Giorgio Petrucci, autentica colonna in difesa, veramente un difensore invalicabile. Ha saputo creare importanti varchi per l'inserimento dei compagni. Degni di nota poi sicuramente anche i giocatori che erano...